tanta gente sta firmando già oggi, a dimostrazione che questi 5 referendum sono molto sentiti. Sì, che sono tutti temi che la gente vive sulla propria pelle, in particolare la riforma Fornero che ha creato qualche centinaia di migliaia di esodati e poi la legge Merlin, perché in tanti quartieri delle nostre città si vedono spettacoli nei giorni indecorosi di gente nuda o seminuda, uomini e donne o metà e metà che si prostituiscono e si mostrano. È bene riaprire le case chiuse in modo tale che almeno in parte il problema o i problemi che la prostituzione porta con sé vengano contenuti. Ma poi anche la legge Mancino, la prefettura e i concorsi pubblici aperti anche a chi è nel nostro paese in maniera temporanea, quindi con il permesso di soggiorno, con lo status di rifugiato, sono tutti i temi che la gente sente sulla propria pelle e per i quali firma perché vuole cambiare le cose. Tra tutti i referendum, secondo lei quale sarà quello che più facilmente raggiungerà il quorum? Ma credo quella legge Fornero, perché ripeto, 500.000, quante sono le persone moltiplicate per 1, 2, 3, 4 volte, perché poi sono i familiari, i figli, i parenti, i nipoti, veramente distrutti da una legge che ha messo per strada per 5, 6, 7 anni senza uno stipendio decine o centinaia di migliaia di persone. Ancora oggi non abbiamo i conti esatti, ma insomma è stato uno dei tanti provvedimenti disastrosi di questi governi, Monti, Letta e adesso Renzi, di cui la gente veramente non ne vuole più sapere e che sicuramente anche grazie al referendum potrà contribuire a cambiare. È stato un referendum che dovrà toccare tutta l'Italia e tutta la gente. Il fatto che lo proponga la Lega, secondo lei, potrebbe limitarne l'impatto? No, assolutamente no, anzi fa vedere come la Lega abbia a cuore le sorti del paese a 360 gradi. Noi diciamo che le tasse pagate debbano rimanere nei territori che le pagano e che le producono, quindi i lombardi si tengono le proprie tasse, i calabresi si tengono le loro e se non sono in grado di arrivare a sera, beh, fatti loro, almeno entro certi limiti. Poi ci sono dei problemi che invece sono a livello nazionale, come la legge Fornero, e se si vuole modificare va modificata almeno al momento a livello nazionale.